Gabriele Ferrari, scenografo del presepe vivente di Panettieri. Ci siamo il 25, partirà questa edizione dopo la pausa dovuta per il Covid. Quest'anno si è inteso dare tema al presepe di Panettieri in occasione degli 800 anni del presepe di Greccio, quando San Francesco d'Assisi per la prima volta ha appunto organizzato il primo presepe vivente a Greccio. E le strutture architettoniche sono un omaggio alla nostra terra, alla nostra Calabria, soprattutto alle radici di Panettieri. Noi abbiamo all'ingresso gli stili che contraddistinguono la nostra terra, dal periodo greco, al periodo romano, fino ad arrivare al periodo cistercense, dove ci siamo fermati proprio per dare soggettività al periodo di San Francesco. Cosa importante di questo presepe quest'anno è che è un'esperienza immersiva, dove lo spettatore sarà veramente immerso, ripeto di nuovo la parola, in questo ambiente, dove esso stesso sarà il pastore, proprio come ha inteso San Francesco coinvolgere gli abitanti di Greccio 800 anni fa. Noi quest'anno coinvolgeremo gli spettatori in questa esperienza nuova, ma soprattutto un'esperienza emozionante che parte dall'entrata fino ad arrivare alla grotta della Natività, dove troveranno finalmente la luce della ripartenza, come dicevamo prima, che è il simbolo di questo Gesù, Gesù bambino appena nato, la luce che ci indicherà la strada di questa nuova ripartenza.